Tommaso Fattori è presente, lo aveva detto, alla manifestazione qua a Prato. Due le richieste, oltre all'abolizione dei decreti Salvini, c'è l'annullamento delle multe comminate agli operai e le dimissioni del questore di Prato. Cosa ne dice lei? Il questore, temo però si debba dire anche la prefetta e il sindaco di Prato, volevano trasformare Prato in una provincia della Turchia di Erdogan, più che in una provincia della Toscana. Credo che fosse insostenibile la motivazione per cui il diritto allo shopping sarebbe un diritto superiore al diritto a manifestare previsto dalla nostra Costituzione, e dunque la gestione della piazza e la rigidità di questore, ma anche del sindaco evidentemente, nel non voler permettere ai lavoratori di arrivare fino qua alla piazza del comune, era incomprensibile. Quindi trovo del tutto corrette anche le richieste di dimissione. Credo che le istituzioni debbano avere prima di tutto a cuore la Costituzione e i diritti e i principi costituzionali, fra cui ovviamente in una Repubblica fondata sul lavoro, la difesa della dignità del lavoro ovunque, perché questa è la vera sicurezza, non quella dei decreti Salvini, e naturalmente appunto il diritto all'espressione del dissenso e il diritto alla manifestazione.